Buonasera e grazie anche da parte nostra. È un incontro organizzato abbastanza in fretta e quindi è stato un po' complicato per noi perché abbiamo voluto farlo a ridosso dell'uscita del volume Geostoria Linguistica della Calabria. Tenuto conto che si è trattato sì, di una lunga gestazione e di un parto che era fortemente atteso da molti degli amici che sono qui presenti e al quale hanno partecipato, a parte me per contiguità fisica, anche due altre levatrici, per continuare con una metafora antropomorfa, Nadia Plantera, che collabora con noi, e un'altra persona che so, Antonio Mendicino, non vuole essere nominato perché è molto schivo, per cui non lo nominerò. È stato un parto abbastanza laborioso, dicevo, e come annuncia l'amico Franco Araniti, dovrebbe essere, nonostante John sia una primipara tardiva, il primo di una serie, non so se saranno 2, 3, 4 o 5, ma non poniamo limiti alla provvidenza. Il progetto è quello di cominciare a scrivere, di mettere soprattutto a disposizione il lavoro di, direi, 40 anni in termini temporali di lavoro sulla Calabria e anche di permanenza in Calabria di John Camper, ma soprattutto del modo in cui John lavora sulla Calabria, che molti di noi hanno avuto modo di condividere. Qui dentro ci sono varie generazioni di persone che o sono stati direttamente suoi allievi o comunque hanno approfittato del suo sapere, e quindi adesso che in teoria è in pensione, ha finito una fase del suo lavoro e ne sta cominciando un'altra, che è quella che gli permette appunto questa condivisione maggiore. Geostoria è il nome che questo libro ha avuto e non era il primo nome probabilmente che c'era venuto in mente. È diventato Geostoria alla fine perché adesso parlare della geografia letteraria è diventato di moda, no? La geografia letteraria, il libro di Pedullà, ma molti altri ancora prima di lui. Quando John studiava a Londra con uno dei suoi maestri, parlare di geografia storica della letteratura, mi riferisco a Carlo Dionisotti, che ha ricevuto una laurea, un honoris causa, in tempi diversi, quando questa università era diversa, quando le persone che prendevano la laurea honoris causa erano diverse. Dicevo, quando Dionisotti ha cominciato a porre l'accento sull'importanza di considerare anche questo aspetto, era un'innovazione, e come innovazione tante altre John l'ha portata in Italia prima che diventasse un po' di dominio pubblico, ma questo un po' è il ruolo, forse perché veniva da un paese, dalla Gran Bretagna, che negli anni 60 e 70 era già in contatto con delle congerie culturali che in Italia sono arrivate un po' più tardi, ha avuto il merito di portarle qui e di condividerle già da subito con quelli che all'epoca erano i suoi giovani colleghi, che poi sono diventati professori come lui e ora alcuni sono in pensione, altri nemmeno ci sono più. Allora, geostoria, geografia e storia. Io direi che entriamo subito, vi parlo brevissimamente del libro, così poi facciamo la prima domanda a John, che farò io un po' di tipo più generale. Poi l'idea era quella di non fare la solita presentazione paludata, ma di darlo in pasto a voi. Quindi gli amici di seminaria sanno che questo è un sistema che funziona, no? Negli incontri che l'anno scorso John ha fatto nell'ambito di seminaria funzionava così: la gente dal pubblico poteva stimolarlo su alcuni argomenti, il problema come sempre poi casomai è fermarlo. Geostoria linguistica, per chi l'ha visto, per chi lo vedrà, non è un libro divulgativo. John è stato violentato da molti di noi per rendere Geostoria quello che è, cioè un libro che perlomeno, pur non essendo un libro di facile lettura, è comunque
comunque un libro che si offre a più modi di lettura. Io prendendolo in giro dicevo che è un po' come quando si consulta la Bibbia per avere un pronostico. Potete provare ad aprirlo una pagina qualsiasi e partire da lì, nel senso che in Geostoria ci sono delle parti più discorsive, ci sono delle parti in cui si ricostruisce un percorso, ma ci sono per esempio anche delle raccolte onomastiche, nomi di fiume, di luogo, di oggetto, perché i punti principali su cui si basa questo libro direi che sono intanto le coordinate. Per parlare di un luogo o per parlare di chi abita quel luogo o per parlare della lingua di chi abita quel luogo è necessario mettere insieme tutti questi aspetti. Non si può fare solo linguistica, solo storia o solo geografia, oppure si può fare, ma il risultato è poi un risultato molto carente. Allora, geostoria linguistica è il tentativo di mettere insieme quelli che sono gli aspetti principali che John ha percorso. Allora, lo spirito del luogo è importante sia nel senso piccolo che nel senso grande. John è uno tra gli immigrati in Calabria. Quando è venuto lui molti ce n'erano, altri sono rimasti in tempo di farsi conoscere un po', ma poi l'idea era di ritornare, come molti immigrati calabresi che stanno nel paese in cui vanno, giusto il tempo di fare i soldi per costruirsi la casa. Altri restano e si adeguano al luogo, nel senso che capiscono come funzionano le cose. Probabilmente altri, e io che un po' lo conosco, direi che John è tra questi, è immigrato in Calabria rimanendo ovviamente un gallese, un britannico, rimanendo quello che era, ma capendo che per conoscere un luogo bisogna viverlo pur senza scimmiottare il fatto di diventare di quel luogo. John non è un calabrese. John è un gallese, un britannico che vive da 40 anni in Calabria e che da 12 anni ha scelto di vivere a Cosenza Vecchia, perché un modo di studiare in maniera olistica un posto è capirne le contraddizioni e patirne le contraddizioni sulla propria pelle, decidere giorno per giorno che si vuole restare lì anche se si potrebbe andare via. Questo è un fa parte del metodo, io credo. In generale, venendo al libro, ma anche questo ha a che fare con il libro, la prima parte si occupa ovviamente dell'antichità. Allora, dire che la Calabria è una regione complessa e composita al giorno d'oggi significa andare a cercare le tracce di questa complicazione e complessità molto in là nel tempo. Forse il problema di chi erano coloro i quali la ditavano è forse il problema di dove stavano nel territorio. Ovviamente l'orografia è importante in passato, ma anche al giorno d'oggi, dove la gente sta o dove si sposta è fortemente legato a eventi che sono esterni alla volontà. La presenza di una catena montuosa, la mancanza di un guado, un crollo, al giorno d'oggi un viadotto che di punto in bianco cade, oppure una mareggiata che interrompe la comunicazione. No, in passato come in presente l'orografia e la geografia in senso fisico è importante. È importante la storia, ma la storia non è solo la storia degli eventi. La storia è la storia e la cultura di quelli che in un determinato territorio vivono. E quelli che vivono in un territorio si raggruppano, allora quel gruppo ha un'identità. John ha lavorato molto sull'identità, perché è un concetto molto molto citato, molto usato, molto mal usato e che va definito meglio. L'identità è un complesso di più fattori che non sono sempre uguali in ogni circostanza, per cui ciascuna circostanza è un caso a sé e va visto appunto in quest'ambito. Allora, la prima domanda che io pongo a John è legata al fatto
che la Calabria appunto viene sentita e viene descritta come un territorio complesso. Qualche mese fa, lo faccio io il nome perché non lo faccio in modo polemico, John è più polemico di me, il professor Sabatini, che era il presidente della Crusca, parlando parlando di un quesito, rispondendo o non rispondendo a un quesito linguistico in una popolarissima trasmissione di Rai 1, parlava della Calabria facendo riferimento ancora agli studi di Rawls. Allora, il libro di John, Non credo indegnamente, forse la terza tappa di un percorso che vede Giovanni Alessio, il quale per la prima e unica volta ha fatto un convegno sulla toponomastica e ha lavorato sulla toponomastica di questa regione. Noi qualche anno fa abbiamo riorganizzato un convegno, persone sono venute da tutto il mondo per parlare della toponomastica calabrese, ma è sempre molto difficile dare diffusione a queste notizie. L'altra tappa è sicuramente Rawls, il quale è criticabile in quanto tutti gli studiosi lo sono. Ed è anche giusto polemizzare, se voi leggeste che cosa dicevano l'uno dell'altro degli studiosi del passato, come troverete nel libro, vedete che John, che sembra molto polemico e molto cattivo, in realtà è un angioletto rispetto a quello che appunto si dicevano. Allora, dicevo, la terza tappa potrebbe non indegnamente essere questo libro. Però chi viene ricordato anche dall'Accademia è Rawls, e si dice, si continua a ripetere la vulgata, la Calabria è divisa in due. La vulgata rawlsiana divisa in due, Calabria greca e Calabria latina. Allora, la prima domanda potrebbe essere, siccome Rawls è sicuramente un grande studioso, da dove può nascere questo fraintendimento? E poi, invece, qual è il metodo che tu hai usato, perché è importante per arrivare a un risultato, è importante il metodo, cioè il metodo è ciò che ti fa arrivare a un risultato, e a seconda del metodo che tu applichi il risultato può variare, quindi è sempre bene dichiararlo. Allora, la prima domanda è questa: perché Rawls appunto arriva a questa definizione, e quali sono gli aspetti che secondo te non ha considerato e che vanno considerati per descrivere invece la Calabria in antico? Sì, mi sentite? Sì. Il primo errore di Rawls è di essersi attribuito la diatriba che non era sua. A parte quello, cioè di dire che lui è l'inizio di una cosa che veramente è un diatriba che comincia con il grande storico tedesco Nibu del 1813. Il primo libro che pubblica di Römische Geschichte, due anni prima del Trattato di Vienna. Allora, questo è molto dibattuto, questa posizione in cui lui parlava della Magna Grecia e la presenza della Magna Grecia in Calabria, e la Magna Grecia come origo delle colonie greche della Calabria e della Puglia. Allora, questo viene contestato fino agli anni 50 dell'Ottocento da Fort, un altro grande studioso storico, ambedue storici. Allora, questo dibattito tra tedeschi viene preso in mano dai greci che stanno facendo l'unificazione nell'Ottocento, la guerra contro gli ottomani. Agilakis da una parte, che parla della Magna Grecia, dimentica tutta la storia bizantina e pioppa subito dal periodo ellenistico al periodo moderno, dimenticando mille anni di storia. È una presa di posizione fatto da, chiamiamolo, sociopolitico linguistica. Dall'altra parte, Yiannis Psikiadis, che era in periodo un giovane, fine Ottocento, un giovane allievo di Fernand de Saussure, uno dei più grandi linguisti fine Ottocento, inizio del Novecento, viene chiamato il padre dello strutturalismo, eccetera, eccetera. Veramente è padre di alcune cose, ma è anche l'ultimo dei grandi linguisti storici del secolo XIX, insomma del XVIII.
del 1800. Sicaris diceva: non puoi buttare via tutta l'eredità bizantina che sono più di 1500. Cioè vai da 500-600 d.C. fino a 1400. Perché butti via il minimo di 800 anni di storia, eccetera, eccetera. Il minimo, il massimo sono 1400-1500 anni. È un lungo dibattito, questo che edita Rawls, è la folgata in Italia che lui abbia inventato questa cosa, che esisteva già da 100 anni prima di lui. Però lui, inventando questa diatriba, semplifica tutta la situazione antica. Già non c'è l'unica colonizzazione greca della Calabria, ci sono due colonizzazioni greche della Calabria. Uno arriva dal nord a Sibri e sono Achei, e anche dall'altro lato a Reggio Calabria, dove gli Achei in qualche modo buttano fuori i simboli di Reggio. E Reggio cambia nome, sono i greci che danno il nome Region, che sostituisce l'antico nome di Reggio che è Apsia, e siamo nel 600 a.C. Dall'altro lato abbiamo i Dori, che arrivano prima sul Locride, e i Dori della Laconia, cioè gli Spartani, arrivano invece a Taranto. Allora, da un lato vanno a Taranto, dall'altro lato c'è la famosa battaglia della Sagra, che è ben raccontato in una lunga poesia di Nosside, che del volume 5 dell'antologia greca di Panudes, che conoscerete tutti. La Nosside è un prodotto della Calabria, in cui parla delle armi, dei sicoli vinti, ammucchiato dal famoso tempio di Hera a Locri. Locri non è dove Locri di oggi. Durante il ventennio hanno fatto un piccolo errore di 5-6 km, ma tra amici non era niente. È una cosa così. Hanno fatto peggiori errori nel ventennio, sbagliando 25 km. Dovrebbero stare più attenti al testo. Ma il problema è questo. Il primo grande padre, se vogliamo, della letteratura latina, chi è? Un pretore, un bosco del sud, Ennio. Ennio diceva: tria corda a bere. Sta già cercando di spiegare una situazione complessa. Io in casa mia ho imparato a parlare la lingua di Marco. Mi chiedono di leggerti il microfono, posso? No, c'è un reggimocolo, reggi il microfono. Va bene, allora. Ennio. Lui è un osco del sud, che conosce bene il greco, perché come dice Orazio, brutaces bilingues. Chi ha un'altra? Il messaggio di Monico Blasico. Vedi, sì, io ho chiuso il mio cellulare, volutamente è in lista prima, sperando che altri seguissero, ma si vede che la gente non segue. Vabbè, scusate. Allora, Ennio parla e usa due lingue e decide di scrivere le Annales, è una serie di commedie ed altre cose, in un'altra lingua che non è sua, è il latino, e questo è l'inizio della letteratura latina. Però Liosci impara anche una quarta lingua, perché Ennio, con suo nipote Papullo, si sposta anche a Taranto. Allora, al mercato a Taranto non è che si parlasse greco così, perché c'erano i messapi, i proto-albanoidi alle spalle, e doveva imparare, per comprare il pesce al mercato, anche una quarta lingua, una quarta cultura, se vogliamo, che era quella dei messapi, che io chiamerei proto-albanoidi. Le parole sono uguali a molte parole dell'albanese moderno. Anche
La parola diglotos usata dai greci è poi tradotto in latino come bilingues e applicato prima di tutto nell'ambiente calabrese. I brezzi, i bruzzi sono i bilingui, cioè parlano per i greci che sono fortemente etnoglottocentrici. Noi studiosi parliamo sempre della etnoglottocentricità della cultura greca. Se tu sei greco e parli un'altra lingua, sei bilingue. Se tu parli due lingue diverse dal greco, usi due lingue. Allora gli altri sono i barbari. Tu sei l'uomo di cultura. E questo i greci riescono a convincere i latini che la cultura è di loro. Però il brettico, quando si comincia a scrivere, due secoli prima ancora dell'inizio del latino. La prima iscrizione è praticamente coeva con l'arrivo dei Dori di Sibari. Abbiamo una lunga iscrizione chiamata l'iscrizione di Aeta Doltra che noi non possiamo vedere perché è chiusa dal Museo di Reggio ed è perpetuamente in allestimento, così né studiosi né calabresi possono vedere la loro iscrizione più antica. Questa è la cultura di questa regione. Va bene. Grazie alla bontà dell'ex sovrintendente archeologica sono riuscito ad avere buone foto di questa cosa, come i miei colleghi di Roma, Pocetti, Lazzarini, eccetera, e abbiamo studiato questa cosa. La cosa interessante è che mentre a Locri si usa un alfabeto dorico, nel nord si tende ad usare un alfabeto dorico fortemente influenzato dall'alfabeto acheo. Allora, prima scrivi e togli il microfono, se no non ce la fai. Bella, cosa è questo? Vi do la città. Vi do un pezzo, lato B, l'inizio del lato B, rigo 6, che non potete mai vedere. Chissà quando lo fanno vedere. Si presuppone che la prima lettera sia stata tagliato dal prete quando l'ha infilzato nel muro della chiesa di Aeta nel 1700. Allora, comincia così. Chi si intende di alfabeti capirà subito che non è l'alfabeto di Locri. C'è la lambda che non è locrese. Questa è una delle cose che ti fa capire che quando arrivano i Dori e conquistano la Locride, fanno delle espansioni, se vogliamo, non so come chiamarlo, nell'interno. Cioè Strabone è un politico, non è da prendere la lettera. Chi ne cita Strabone non capisce che la verità è nello sconfitto, non del vincitore. Allora Strabone scrive in greco, ma scrive per la politica imperiale di Roma. Ma quando dice i greci sono colti e sono tutti all'esterno, i brezzi sono, i bruzzi sono rozzi e sono tutti all'interno, è il punto di vista della politica imperiale romana. È un punto di vista politico, va bene, ma non è la verità. Per scoprire la verità dovete leggere i frammenti dei Dori sconfitti, cioè i famosi storici Dori di Siracusa. Né prendere le lettere le cose di Virgilio, che anche Virgilio è un grande poeta, ma sta scrivendo il mito di Augusto. Allora siamo di nuovo con la politica imperiale di Roma. Perché siamo messi male anche, siamo messi male anche con i pennarelli. Tieni con proprio questa. Ok. No, usa quello blu, non si vede più. I mezzi sono quelli che sono. Qua, ok.
Beh, questo è l'inizio di un uomo lingua, in effetti. Il delta non è di Locri, poi lambda non è di Locri, delta non è di Locri, allora i Brezzi del 600 a.C. hanno già imparato a scrivere la propria lingua, una forma di paleo-osco, che si potrebbe chiamare enotro. Allora, linguisticamente non c'è nessuna differenza tra sabellino, osco e enotro, dal punto di vista linguistico, se mi volete dire che ci sono altri punti di vista. La linguistica non è tutto, no, è interessante. No, è interessante anche perché mi conforta. Metto puntini sotto la lettera per dire che non è molto ben leggibile. Allora, delta è scritto non alla Locride, lambda è scritto non alla Locride, metto una cosa. Ah, in mezzo a questo sorprende l'ignoranza della provincia di Crotone, che scrivono con K il nome della loro provincia, quando i Dori stessi lo scrivevano col K, con la Q. Allora dovrebbero scrivere QR sulla taglia e non KR. Questo è parte del sesto rigo e stanno parlando di un'alleanza. Poi, cioè il latino quei, quo, qui, i quali, vuol aismos, cioè vuol aismus, i migliori, è il superlativo di bonus, fodo per fuofodo, fuofodos, furano, e io leggo prichtud, che vuol dire in amicizia, prova che un osco priaum è l'etimo lontano di priare calabrese e non un verbo catalano che ha tutt'altro significato. Gerard Rolfs dice che è un catalanismo, io dico che è un occismo da qui, perché Rolfs non aveva mai visto questa iscrizione. Facciamo fatica a vederla noi, povero Rolfs. Questo è solo il lato B, sesto rigo, sono 35 righe di un testo politicamente importante, perché sono due senatori bruzzi che vengono insieme e fanno un contratto comune per creare un tempio a Giove del Polino, il Giove delle alture, delle montagne che sono lì dietro, fino a 2500 metri quasi. È la prova probante che, diversamente da quanto credono i sindaci di Castrovillari, il Polino non c'entra nulla con Apollo, ma il Polino è dedicato a Giove delle alture. Polino, Apollo lo devi cercare al mare. Allora Polinum in latino è tutt'altra cosa, che vuol dire che diventa polvere, cioè franabile, e se uno fa l'approccio al Polino dalla parte lucana è franabile, dalla parte al lato calabrese non è franabile, non c'è frana, dall'altra parte è franoso da morire. Basta andare a Rotonda e gli altri paesi e vedere le frane. Allora, questo è molto importante perché hanno già un'identità, un problema di identità dal 600 avanti Cristo, perché si acculturano tramite un alfabeto imparato da altri, esattamente come i greci a loro volta hanno usato l'alfabeto ugaritico e fenicio. Diversamente dagli altri sabellini, gli osci del nord, cioè i napoletani, i campani, eccetera, che hanno imparato a scrivere ovviamente con l'intermediazione dell'alfabeto etrusco, che a sua volta media l'alfabeto greco. Per questo che non vedo la valenza, per esempio, di un insegnamento di etrusco a Cosenza che l'ha appena messo, perché gli etruschi non ci sono mai stati. Vabbè, sono piccole cose, piccolissime cose. Allora,
La prova è questo, lambda a Lockring si scrive così, lambda a Sibbery si scrive così, delta a Sibbery si scrive così, delta a Lockring si scrive così. Allora lo vedi lì nell'iscrizione. Quando vedi una lambda sibaritica, quando vedi una delta sibaritica, sai da dove arrivare. Quando vedi un'iscrizione di tipo, guardando se si è fatto in un certo modo, con lambda e delta di Locke, sai che è di Locke, il Locrese. Cioè, questo è l'effetto di sapere bene le grafie. Delle persone parlano della Magna Grecia senza sapere nulla di queste cose. Io mi offendo in quelle occasioni. Mi posso interrompere un attimo? No, non ho finito ancora il problema. Il problema dell'alfabetizzazione è solo uno. Allora, poi dobbiamo andare. E nel fatto che i dori, contrariamente a quanto dice Strabone, e la politica romana del periodo, sto parlando di 400 anni dopo, la sconfitta di Annibale nel 201 avanti Cristo, la militarizzazione della Calabria fatta nel 192 avanti Cristo, eccetera, eccetera. Sono tappe molto importanti, ma vedi che i dori già nel 600 e 500 capiscono il bretico e i brezzi capiscono il dorico. Cioè la cultura è bivalente, esattamente come le iscrizioni antiche di Stromboli, poco conosciuto dai calabresi, perché sono stati fortunatamente rubati da un amico romano che vedeva le ruspe che seppellivano il cimitero antico di Ecco, e corso ha salvato 6 defizioni di piombo, li ha salvati. Lui e la Lazzarini l'hanno pubblicato, grazie Paolo, perché se fosse stato per comune di Strongoli non avrebbe più un'iscrizione di quel tipo. La dimostrazione che c'è una cultura bilingue, cioè il problema dell'identità è posto in termini forti, anche se i greci sono etnocotocentrici e i brezzi imparano l'alfabeto dai greci. L'altra cosa è che i dori dimostrano di capire, perché fanno un gioco di parole tra Laos, il popolo in guerra, non popolo, popolo è un'altra parola, ethnos, in greco, è Laos, il fiume, e quando vedono un posto chiamato Nerolon sopra, capiscono che Laos in greco, che è il popolo dei guerrieri, cioè gli uomini maschi tra i 18 e i 45 anni, capiscono che Nerolon vuol dire il paese dei guerrieri in bretico. È il lontano etimo di Nerchia, che conoscerete tutti senza spiegare cosa vuol dire, Anerchia, e sulla sigla può diventare Alerchia, Averchia, vabbè, però sempre quella, che è l'osco Nercolon, che vuol dire l'omento, il piccolo uomo, il piccolo guerriero. Il piccolo guerriero. Va bene, ed è un piccolo guerriero. Va bene. Se non capivi questo, non potevi fare il gioco di parole. Questo vuol dire che in qualche modo i dori si rendono conto dei bruzzi e i bruzzi si rendono conto di i dori. Allora, ambedue hanno la crisi di identità e Ennio la porta all'esasperazione. Parla di triacordia, io addirittura parlerei di questa cultura che potrebbe avere quattuorcordia, che è ancora più complicato. Allora la complicazione della Calabria è insita da almeno 7-600 avanti Cristo, cioè non è una cosa nuova inventata, i problemi, le complicazioni eccetera, sono stati sempre presenti. Scusa Marta. Io introduco e ripeto che cos'altro c'è nel libro e poi direi che se qualcuno ha una curiosità, torno a dire anche non necessariamente relativa al libro per chi non l'ha visto che è uscito da poco, come avete visto John probabilmente riesce a rispondere.
Mi interessava appunto rimarcare che il libro ha delle raccolte lessicali che abbiamo messo in ordine alfabetico, non tanto perché questo sia il modo in cui noi procediamo, perché l'ordine alfabetico è un ordine che serve ai dizionari per ritrovare le voci, per questo è stato dotato il libro anche di un indice dei nomi, no? Però generalmente quando si parla di linguaggio è inutile andare per elenchi, perché nella testa delle persone la lingua non è rappresentata da elenchi. In questo caso invece questo metodo è stato utilizzato perché abbiamo parlato di geografia e storia. Allora, per capire da che cosa noi possiamo nel presente cogliere questa complessità, uno dei modi, una delle guide simbolico-pratiche è quella di considerare i nomi dei luoghi, in particolare dei fiumi. Allora, è un luogo comune, ma è vero che i corsi d'acqua hanno spesso dei nomi molto antichi, sono estremamente utili per i linguisti storici perché è più difficile cambiare il nome ad un fiume. Fermo restando il Prodo Saussure più volte citato, la non motivazione che fa creare le parole è anche ciò che preserva il segno. Se non c'è un motivo particolare perché una cosa si chiami così, non c'è nemmeno un motivo per cambiare nome, in senso teorico. In senso pratico le cose, i luoghi cambiano nome perché la lingua è nella storia. La toponomastica moderna perché non è interessante se non per come si può dire, considerazioni di tipo storico, linguistico e attuale, no? Perché chiamare Piazza Cribari, Spirito Santo Piazza Cribari o via Roma, eccetera, non può sostituirsi a Federico II. Faccio un esempio pratico, è una scelta politica locale, ma è poco interessante, mentre i nomi di luogo, i nomi di Cosenza Vecchia, su cui spesso abbiamo lavorato, sono dei nomi che sono lì da un sacco di tempo e hanno a che fare per esempio con che cosa succedeva lì, che cosa si vendeva lì, le caratteristiche orografiche. Andando fuori dalle città e andando a tempi più antichi, questo è ancora più vero. Allora i nomi di fiume, per esempio, attingono la loro motivazione quando ce l'hanno proprio dall'orografia, che tipo di fiume è, placido, non placido, ha delle cascate, non ha delle cascate, è lungo, corto, è dritto, oltrepassa. E allora, siccome queste caratteristiche si mantengono nel tempo, l'idronimia è una fonte inesauribile di basi molto antiche. Allora John, usando l'idronimia per esempio, ha tentato di sostanziare l'idea intanto di questa molteplicità linguistica, ma anche di dimostrare che i confini forse vanno ritracciati, perché per esempio se fosse vera la vulgata o una descrizione semplice, uno dovrebbe trovare fiumi con nomi elleni in una certa parte della Calabria e poi fiumi con nomi latini nell'altra parte. Oschi, quindi facendo questa ricognizione si scoprono per esempio cose che normalmente non si vedrebbero. È un metodo, quindi ti invito a ritornare un attimo sul metodo, vuoi parlare di qualche fiume e poi direi che possiamo chiedere alle persone se hanno delle curiosità e di cominciare a stimolarlo. Sì. Allora, ci sono due punti. Uno, scusate. Ci sono due problemi. È sottovalutato l'apporto osco totale al lessico, no? Certe volte le persone mi parlano di i longobardismi della Calabria parlando anche di cose sbagliate. Se mi volete parlare di Gualano, sì. Se mi volete parlare di Longobardi, no. Sono tutte altre cose. Allora, da un lato ho analizzato in questo libro quanti longobardismi ci sono in Calabria. Sono 40 e sono per lo più concentrati tutti al nord della Calabria, sono concentratissimi lungo il Polino, specialmente in due comuni, Mormanno e Lainoborgo e poi anche a Fuscaldo lungo il mare, ma il vecchio Fuscaldo, non l'odierna Fuscaldo, perché Paola in origine non era altro che una frazione
tifo scaldo, è per questo che San Francesco, sua mamma, suo papà dovevano lasciare la nascere in un distretto chiamato Fuscaldo e non chiamato Paola, perché Paola non esisteva se non come una piccola frazione addosso al fiume Deodato di oggi. Questo è evidente quando leggi gli atti del 200, 300, 400, ma basta cominciare con la platea di Luca Campano, eccetera. Paola non esiste mai, è una frazioncina. Fa parte di un sistema difensivo di Fuscaldo da una parte e San Lucido dall'altra, con due porti. E le tasse di Angheria si pagavano per questo. Ma ci sono 40 elementi, vediamo. Invece ci sono almeno 30 elementi della fluviologia, nome di corsi di acqua, e 80 elementi lessicali del bosco del calabrese. Allora, un esempio interessante, no? Allora, bos bovem in latino, che famoso bue, non può essere latino, perché il bue dell'indoeuropeo, il buo dell'indoeuropeo, basta vedere cosa vuol dire un gaggi per un rombi, per un bovaro. E dopo diventa un contadino, ma essenzialmente il bovaro, è il gauji, è indiano, gau, eccetera, eccetera. Va dall'India fino all'Irlanda del Nord, la parola. Allora, bos doveva venire in latino, vos, non bos. Allora deve essere uno scismo, va bene. Tutti sono d'accordo, non è un latinismo. Buffalo. Allora, tutti dicono al giorno d'oggi, dopo lunga riflessione, che Buffalo e in Toscana è uno scismo. Dice, ma sempre come parlare di un escluschismo del Calabria. Perché Buffalo è uno scismo della Toscana? Perché dove trovano i toscani e gli altri italiani i buffoli e le bufale? Le trovano tra Campania, Lucania e Calabria. È una bestia che nasce e cresce in questa regione, non al nord di questa regione. Allora, la prova di questo non è che un bufalo, uno dice, ma l'italianismo, non è un italianismo, è una parola che viene dal sud. Avete una serie di fiumi che si chiamano il bufalo. Se avete letto il Grand Georges de Mézy sulla civiltà europea, eccetera, eccetera, saprete che la sorgente di un grosso fiume, come si chiama? Cioè, quando scorre, esce dalla roccia, si chiama il toro o il bufalo. È un bovino maschio feroce, con le sue voglie. Quando scende la pianura, per il nostro passato, diventa una vacca placida. E va giù verso il mare, tutto placido. Allora, il fatto che sotto casa mia c'è un fiumetto della Sila che esce dentro il crati, lo chiamano bufalo, è un segno che questa parola c'è sempre stata. Allora, la parola bufalo in italiano deriva dal sud, non è nata la parola in Toscana, è presa dal sud. Come bos in latino, bos polis, è un oscismo del latino. Allora, siamo con una serie di queste cose. Bisogna tener conto che queste cose sono normalmente sottovalutate dagli storici della lingua italiana. Normalmente, è normale. Ah, buffalo, il toscanismo, il dottismo. No, non lo è. Altrimenti il fiume che esce dal Crati a 20 metri di casa mia non sarebbe chiamato buffalo. Allora sono stati i toscani a scendere e nominare buffalo un fiume della Sina. Credo proprio di no. Ma a parte questo, ci sono altri problemi. Ah, parlavo di altri fiumi. Ah, grazie alla presenza di un collega abbiamo risolto anche il problema del Trionto. È un normale. È una parola osca, drow-ont. Drow e dru sono la parola per albero. Allora, il Trionto è un fiume, porta alberi, porta legna, va bene? Perché è scritto poi in tutte le antiche cose con
alfabeto dorico in genere, prima trauentos e poi nominativo traues. È normale che un N denasalizzato e caduto crea in greco un ditongo. Sulle monete lo troviamo scritto con l'alfabeto dorico, ma in forma pretica, traes. Perché nelle lingue italiche, quando cade nasale, lascia una vocale lunga. Allora, mensis mensem in latino diventa mese con la lunga, e questo è per questo che abbiamo in calabrese un bis e non un mese, perché porta la lunga. Allora, traes non è altro che la scrittura greca, la trascrizione greca di uno sviluppo all'interno dell'italico. Bellissimo, grazie a voi. Ci sono ovviamente i fiumi che hanno nomi Osh, Oshi, o Oschi come volete voi, cioè l'Esaro, Coscile, Trionto, il Vitrovo, il fiume delle Lontre, eccetera, eccetera. Ci sono fiumi con nomi greci. Ma questi fiumi non sono depositati tutti da un lato o tutti da un altro lato, non è che trovate, non è che troviate tutti i nomi Osci al nord e tutti i nomi greci al sud. Il nome Osco che arriva più al sud è a 20 km da Reggio Calabria. Il fiume Tuccio e la valle Tuccio di Reggio Calabria non è altro che il Osco Tutcos. Tutcus e l'osco vuol dire quello che appartiene alla tuta, cioè pubblico. È un fiume che non è privato, è quello che marca il confine tra un popolo e un altro. Allora sappiamo che al di là del Tuccio c'erano greci, al di qua del Tuccio ci sono osci. Allora arriva fin là. E abbiamo Crati, Pusento e Sibari qui, che sono nomi completamente greci. Sbagliano quelli che vorrebbero spiegare Crati, Pusento e Sibari internamente. Devi andare alla Grecia antica e moderna a vedere i fiumi che si chiamano Crathis, c'è un fiume nell'Acaia, è un torrente di montagna. Il Pusento è un fiume più grosso, Sibaris è un altro fiume piccolino, torrente di montagna della Zaconia moderna. Allora, è ovvio che Crathis era una continua discussione con Piluso, che era un grande amico, che dice, no, è rodato un libro 6. E io rispondeva, e che fai di quel verbo nell'Eliade del libro 9? Cosa c'entra? Dico, crd. Nell'indoeuropeo vuol dire, come si può dire, uscire in massa di acqua, vuol dire fare grandi cavalloni. Allora il fiume è impetuoso. Allora il fiume, il torrente dell'Acaia è un torrente di montagna che d'inverno è furiosa, impetuosa e tutto il resto. Per quello che i greci l'hanno messo in grado, comincia come una torrente di montagna. Sibaris cos'è? Qualche donna ha qualche idea su Sibaris? Cosa vuol dire Sobaros in greco? È la sua variante achea ionica, Sibaris, Sibaros, vuol dire violento. È un altro nome per torrenti di montagna, che è praticamente quello che è confligile, che produce il coscile, perché il dialetto. Il coscile, il dialetto di Corigliano, non è coscile, è coscile. E la prova che abbiamo la parola confligium, solo FL può dare il dialetto una S doppia, non lo può dare una S o una SC, cioè la fonologia come la sintassi non è un'opinione, ci sono metodi precisi. Allora siamo pieni di nomi greci al nord, nomi greci al sud, nomi osci al nord, nomi osci al sud. Allora c'è una grande mescolanza. Il contatto non è piazzare pali,
e dire là ci sono gli emigranti, qua ci siamo noi, è una grande mescolanza. Allora, altrimenti perché la parola per consuocero, per esempio, no? Solpolino come si dice? Il suppessere. Se andate ad Oriolo i consuoci sono i suppessere. Come si dice a Reggio Calabria? I sempessere. Ci abbiamo la stessa parola greca, sempetros. Quelli che si legano insieme per creare famiglia. Ecco, la famiglia come il vicus in latino, non è una questione di una famiglia nucleare, è una vicinanza di famiglia che crea vicinanza, che crea la ghettonia, come dice la Bella Palese, che crea un'unica famiglia grande, le famiglie stesa. Questa è la famiglia antica, la famiglia stesa, non la famiglia nucleare di oggi. Si può anche sbagliare prendendo, come fa qualche vescovo, la famiglia nucleare come se fosse la famiglia non nucleare antica. Non sbagliamo, per carità. Facciamo fare un po' di domande? Sì. Va bene. Sì. Come direi che è arrivato il momento di... Volete Cosenza? Cosenza. Va bene, come le chiamavano gli osci, cioè i bruzzi? Cossa, o lunga doppia S, una cosa terribile per i latini, aveva una doppia con due consonanti, la vocale lunga era una doppia doppia, che casino, troppa roba. Ed è esattamente corrispondente del greco keufmos, e della, noi lo chiamiamo la base proto-indoeuropeo keukou, che vuol dire profondità fatta dalla roccia, cioè una grotta. Ora, la Cossa era la cittadina costruita dentro la roccia, dentro il tufo, come, un po' come Matera, insomma, il tufo di Cosenza. Arrivano i Romani nel 201, finiscono le guerre civili, Roma caccia Annibale, nel 192 avanti Cristo, si comincia la militarizzazione che spiega tutti i nomi, ano, è noioso quasi la Calabria, Fagnano, Rogliano, cioè tutti questi ano, Corigliano, Fagnano, dappertutto abbiamo sto ano. Tranne qualcuno che non è ano, sì. Che è in ano ma non è. C'è qualche studioso locale che ha raggruppato tutti gli ano insieme e ci ha messo Lapano, Zuppano e Morano tra i prediali. Vabbè, il 90% dei prediali sono prediali, gli altri tre sono pseudo-prediali. Posso anche spiegarli, ma non so se è il momento. Cosenza, Cossa, arrivano i Romani, fanno esattamente come inglesi e francesi quando hanno avuto qualche piccolo incidente nucleare. Cosa fanno? Cambiano il nome del paese, così non si associano i casi di cancro, gli aborti spontanei e tutto il resto con l'incidente nucleare. Allora, due paesi francesi hanno già cambiato nome, tre paesi inglesi hanno già cambiato nome, il che vuol dire incidenti piccolini nucleari ci sono stati. I Romani arrivano, militarizzano. La via Popilia non era una via di comunicazione, era una via militare per il movimento delle legioni. Questo è un vecchio argomento avuto con Barbaro a Napoli molti anni fa, poverete morto, anche lui non posso, non litigo in pubblico con chi non c'è più. Era molto interessante. Arrivano, vedono due fiumi che probabilmente si incontravano verso le riforme attuali. È un po' inutile andare a cercare alla Ringo Nord dove c'è la concorrenza moderna, sbagliereste di 1,5 km, però. Non è l'alveo del vecchio fiume, è come Luzzi, l'alveo vecchio dei fiumi spiega le divisioni dialettali. Luzzi ha due dialetti perché? Perché l'alveo del Crati si è spostato 4 km in 1000 anni. È una cosa molto facile, basta chiedere un geologo. Ti lo spiegherò subito. E allora bisogna, io chiamo interdisciplinarietà, ma reale.
quando faccio aperti parlo con un fisico, quando faccio movimenti di acque parlo con un geologo, quando parlo della fitonomia e i nomi delle piante parlo con il rappresentante di un orto botanico. Devo ringraziare nella mia vita quella di Padova e quella di Cosenza per gli aiuti dati. Anche, ho lavorato anche con i geologi qua su questi, alcuni di questi problemi. Il fiume non è dove era una volta. Allora, cambiano il nome, dicono, ci sono due fiumi che vengono insieme, ecco, Consensium Flumina. Cosenzia, ubi Consensium Flumina. Noi lo chiamiamo non un'etimologia, ma un paretimologia. Questa paretimologia può diventare popolare e avere la sua valenza, ma non è la vera origine della cosa. Cioè, Cossa è un riferimento a come era fatto la Cosenza dei Prezzi, dei Bruzzi. Consensia, al locativo consensie, che ti dà Cosenza di Cosenza Vecchia, che non dice Cosenza, dice Cosenza, Cosenza. Finale che rappresenta io. Allora è come Firenze, come Rimini, sono locativi latini, non sono nominativi, insomma. Bisogna avere il latino, non è un'opinione, per molti è un'opinione, come il greco, per me non è, non sono opinioni. Allora questa paretimologia diventa il nome di Cosenza, è così facile, insomma. Rende un po' più difficile perché ci sono due possibilità in cui non vorrei entrare qui, insomma, perché dovrei dire qualcosa di disdicevole sulla fiera di Giorgio. Pierluigi, scusa, mi porti il microfono, sì. Come facciamo? Prima di venire questa. No, io ho tre domande da fare, tre curiosità, però a una ha risposto in parte il nome del tuo fiume, cioè il nome di Reggio, quello del nome di Reggio, sì. Apsia, sì. Infatti anche nel dialetto, questa è la novità che ti do, quando uno si allarga dicono si è apsiato il dialetto, quindi hai notato? Aspetta. Io invece ti volevo chiedere, a parte Apsia e il significato di Apsia, sì. Siccome tutto la città delle acque, col problema delle acque, città delle acque, nella zona, nella vallata del Gallico, c'è un altro tipo di acqua definita quella della nobbia, sì. Per capire che significa nobbia, sì. E poi per venire su a nord, ti chiedo, nel paese dell'Almascante, c'è un fiume che si chiama Trinebrio, lo spiegato sì, in altre occasioni, cercare di capire da dove proviene, che significato ha quella parola Trinebrio di questo fiumiciattolo che si mette nel fiume Assa. Sì, 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 no, quello è abbastanza facile. Grazie. Adesso sì. Ah, c'è un fiume che ho dimenticato di mettere perché avevo dei problemi all'inizio. No, credo che mi senti spesso. Avevo un problema all'inizio da dove veniva Zompos in greco. Adesso le cose per me sono molto più chiare, capisco la differenza tra un Zompu, che è il fiume che ci dà l'acqua a Cosenza Vecchia da un lato, e Zompano dall'altra parte, che non mi sembra un prediale, ma il non prediale rianalizzato come se fosse un prediale, esattamente come Lappano, che alcuni di Lappano pensano che sia un prediale. Se è una prediale dobbiamo inventare un nome latino, Lappa, che non troviamo in Schultz o in nessuna iscrizione latina, ma questo per certe persone non crea ostacolo, loro inventano al uomo, insomma, no? Vuol dire che le persone che hanno detto questo non hanno mai aperto il grande libro che è Giovanni Alessio Calabrese di Monocchio, di Recicolano, la toponomastia calabrese 1993, c'è verso pagina 250,
c'è un piccola nota, no? Lapius è un nome latino, Lap non lo è. Due, Flecchia dice che deriva da Lapius. Se fosse da Lapiano dovrebbe diventare Lacciano. Non è Lacciano, ma è Lappano. La conclusione. Ergo è foneticamente impossibile la spiegazione di Flecchia. Alcune persone non hanno letto le obiezioni di Alessio nel 1939, pensiamo nel 2016, nel 1939 a Flecchia del 1880. Va bene, insomma, va bene. Non leggere fa bene a molti giovani. Cioè, quello tra molte altre. Zompano credo che infatti non sia uno zompo, perché non esiste un nome latino zompo, è difficile trovare la zeppa in latino. E si ha da fare con il nome per un greco moderno. Gli Azopades sono i diavoletti, però deriva dal nome Azopanes Azopades del tardo bizantino, che è il nome per le truppe mercenarie etiopiche, da Ethiops, gli etiopici, cioè i cristiani dell'Africa che combattevano a fianco ai bizantini, però erano scuri di faccia, neri. Allora per forza diventa i diavoletti del mondo greco moderno, però potrebbe essere un Azopades, che probabilmente rianalizzato come se fosse un prediale diventa Azumpano. La variante Azumpades c'è in greco, non vi preoccupate. C'è tra il 1000 delle iscrizioni, anche Sicolo greco e Accadavo greco, c'è la variante Lorenzi. Azumpanes, va benissimo. C'è la cosa torna con me, scusateci. Quel fiume non l'ho messo perché fino a una settimana fa avevo ancora dei dubbi. Poi guardando i documenti mi sono risolto i miei dubbi. Le risposte a Franco, Trinefrion. Sì, non contento della spiegazione di Giovanni Alessio, che sono molto più riflessive e pensate che non la spiegazione di Rawls, che molto spesso ripete Alessio senza dirlo, dicendo che questa è la sua etimologia. Questo succede spesse volte nel mondo accademico. Io cito il tema, non ti cito, eccetera, eccetera. Ho scoperto io. Se prendiamo la parola greca usuale, l'attico ionico normale per salita, cosa abbiamo? Abbiamo anneforos, anneforon. Se tu hai una variante dialettale con una breve al posto della lunga, che è possibile in alcuni dialetti anche arcaici del greco, hai un anneforon, tre anneforon, vuol dire che il fiume è fatto a tre salite. Credo che sia la spiegazione. Non c'è altra possibilità. Noppia e l'inopia, dei poveretti, cioè, l'acqua che serve per gli enopes, i poveri, per irrigare le loro terre. Il terzo era, Franco? Apsia è ovvio, perché è la base ab europeo che corso d'acqua. Allora Reggio è il paese dove si incontrano tre corsi d'acqua. Bene, non so se Valanidi non è più grande, non so quale è più grande di questo, intorno a Reggio. La Calabria è un paese pieno zeppo di acqua, non dovrebbe essere senza acqua mai. Va bene. Altre domande? È su Renda, Arinta, Rende. Ah sì, Arinta è interessante, ma non quanto origine del nome di Rende. Basta capirsi, sono le figlie di Cerere. Allora, Arinta è figlia di Cerere, ergo una ninfa acquatica del mondo Bruzio, insomma, no? Le ninfe acquatiche sono di pertinenza dell'acqua. Allora, la Linta è un nome riferito al Crati, non al paese di Rende.
Allora, abbiamo una rara parola anche greca che va prende, rendon, torendon. Questa è l'altra possibilità, non Arinta. Arinta è come... Ci sono varie ninfe delle acque che danno i loro nomi osche, che danno i loro nomi a fiumi della Calabria, alcuni di tratto qua. Ma non di Paipis. Anzi, sono vari nomi. Torrendon ha da fare anche con un verbo strano dell'albanese, con un verbo dello slavo, un verbo del germanico, che vuol dire far correre i cavalli. Allora è una specie di corallo per i cavalli, per gli equini. Corallo. No, non si dice. Come si dice? Corallo. Recinto non per... Come si chiama dove si fanno correre i cavalli? Ippodromo. Diciamo recinto. No, non è l'ippodromo. No, il recinto... La quel... E dove per far vedere quanto vale un cavallo lo fai correre per un possibile venditore? Maneggio. Eh? Maneggio. No, non è un maneggio. Il maneggio non è in vendita, non si vendono. Nei film western è quel recinto dove dentro ci stanno i cavalli. Spagnolo corrado, inglese il corro. Diciamo recinto dei cavalli. Parla recinto. Ma dove metti in evidenza le bestie da vendere? Le caratteristiche, se sono i cavalli sono buoni a portare somma, se sono bravi a correre, se li acquini un po'. Allora è la fiera dei ciucci e dei cavalli, insomma. Questa è la possibilità vera. E si chiamava rende. Sì, se posso dire le zone, piazza. La? Tenise e piazza. Con Tenise hai lo stesso problema che hai con Tenise sulle Alpi Lombarde. Allora è un nome pre-greca, pre-italica, pre-tutto. Chissà da dove viene, io certamente ho guardato una volta Olivierio per la sua spiegazione di Teresa delle Alpi Lombarde, è una non spiegazione, cita cose che non esistono, cercava un tenuis, qualche sviluppo di tenuis in latino di che è impossibile, una è fonaticamente e fonologicamente impossibile, morfologicamente impossibile, è impossibile. Altre proposte, Flecchia non ha fatto proposte neanche, che proponeva per tutto nel 800, inventava tutto. Non ho spiegazione. Yas è interessante perché, diversamente dalla voce normale, è una parola che conosciamo nei testi bizantini come un fiume della Calabria, però è scritto Agiassos ed è scritto con due S. È probabile che sia una parola connessa per un verbo indoeuropeo per bollire, fermentarsi, cioè il bollore delle acque. E questo è perché ce l'ho anche nei miei paesi, nel paese del Galles, che è il nome celtico di un fiume che si bolle in una Yas. Siamo molto vicini. Scusa, John. Sì. Inta e cultura. Tratterò nel volume 3 tutto il problema dell'occupazione normanno-provenzale angioina della Calabria, allora se vuoi non vorrei trattare qui ex novo, potrei farlo, il problema dell'infeudamento normanno e cosa implica per le divisioni amministrative dei territori della Calabria, è stato probabilmente il più grande disastro della vita calabrese di mai. La normalizzazione hanno creato i feudi. Creando i feudi, il foresta era per signorotto per andare a caccia, a cultura i contadini dovevano occuparlo per produrre il mangiare per la tavola signorile. Avevano il diritto di prendere anche loro i prodotti della cultura, non avevano il diritto di prendere i prodotti della foresta. Ergo la selvaggina era fuori mano, era solo per nobili. Per quello che la parola per anitra in calabrese, un melardo, è un normanismo bello e pronto.
solo i normanni potevano cacciare altri e andare in foresta e avere diritto automatico al legname, al legno per bruciare, fare costruzioni. I contadini non avevano diritto di nessun tipo, se non parzialmente nella cultura. È un antico francesismo del nord della Francia. L'altro è Timbre. Do qui una possibilità di lettura di Timbre, se non vuoi leggere del libro. Perché molte persone dicono che è pre-greco, pre-romano, pre-questo, pre-quello. Dicono, ha una possibile spiegazione Oscar. Però riappare diverse lingue di tutta l'area anatolica, balcanica e arriva fino alle terre, arriva anche l'albanese, ma nel germanico non ci va, nel germanico lo slavo sono troppo al nord perché ci si le dite. E noi abbiamo anche profondità più grosse, cadiamo più così. Abbiamo timpununi quando abbiamo le montagne. Noi diciamo spesso, dicevano, sinna timpa. Pure, stai cercando uno fino a chi te? Pure, ma sinna timpa. Sì, sì, sì. Sei un burro. Grazie. Franco. A proposito di prego, Rose, che fosse così sentiamo. Ah, Rose Chiamazzi, che divide la Calabria in due. Quanto possiamo conservare e validare l'opera di Rose quando parlava della Calabria da un cappieggio pezzuto e la Calabria da Coppoliccia? Sì. Cioè la Calabria divisa in due che tu contesti. Ho ripetuto qua dentro i due disegni usati da lui per dividere la Calabria. E poi volevo chiederle un'altra cosa, non sulla toponomastica. Nel lontano 1985 io ebbi l'onore di accompagnarti, facevo l'autista ovviamente, in Aspromonte. Quando lui parlava con i pastori io non capivo niente. Sì, va. E qualcuno si ricordava di questo vecchietto che faceva le interviste di Prendes e Rosse. Sì, sì. In un paio di occasioni abbiamo trovato queste. Voglio dire, il famoso atlante che mostravamo ai parlanti autentici, diciamo. Sì. No, quando non avevo una cella sotto mano. L'atlante degli uccelli. Esempio, insomma, sì. Voglio dire, è stato un metodo efficace per risalire e ancora di più poi sul nome dei pesci, che mi riferisco l'esempio canonico che si fa sui 12-13 nomi della Rosa Marina, Ianco Mangiare, Nannate, eccetera, eccetera. No, ci sono almeno 200-300 pesci. No, ma proprio a quel tipo diciamo, dei neonati. Sì, sì. E la complessità della Calabria è qualcosa che, voglio dire, se ne può uscire, cioè si può sintetizzare, perché mi rendo conto che a livello giornalistico è anche difficile dare una definizione. 5-6 grossi. Questi sono problemi. Allora, con altre persone in Italia qui vorrei ricordare un caro amico che era Giorgio Cardona. Giorgio Cardona che è morto negli anni 90, ha avuto due ictus consecutivi. In due abbiamo inventato per l'Italia il concetto di acquiescenza. Io ho l'onore di aver riportato questa cosa agli americani e la voce sulla Britannica Americana Online è la mia voce, etnoscienza, ethnoscience, per dire agli americani, e credo di avere l'accordo americano su questo tipo di studio. Rawls non aveva nessun tipo di problematica di questo tipo. A lui interessava l'archetipo, se vogliamo, etimologico. Non avrebbe mai messo nel dizionario la parola cantare, perché per lui era una banale derivazione del frequentativo latino. Canere c'è un frequentativo, cantare, cioè vuol dire cantare spesso. Per lui non aveva interesse, non lo metteva. Metteva solo quello che lui considerava interessante.
però certe volte non capendo cosa era veramente interessante, no. Ma quella è un'altra questione, cioè non è mai riuscito a spiegare gli Evoz del Cosentino, insomma, no? le erbe da mangiare, le erbette da mangiare più comuni che ci siano, crescono anche spontanee, da certe case di campagna. Non capiva che è uno scismo, perché non cercava scismi, cercava il greco e il latino arcaico. Il problema di Rolfs era questo, che lui portava due cose, molto spesso sorta di pesce, sorta di uccello grandicello, uccellino piccolo. Allora, che categorie sono queste? Non sono certo in categorie scientifiche, da un lato. Allora, non ha nessuna idea di fare etnoscienza, ok? Lui è nell'Ottocento con la testa, non nel Novecento quando è in su. Ci sono anche altri problemi di come si mette su un'intervista. Io ho sentito, quando ho sentito certe terminologie dai vecchi e un'altra terminologia da altre persone, io non mi sono messo a litigare con i parlanti, ho fatto litigare i parlanti tra di loro. Sono loro che devono determinare il posto di una cosa nel loro universo, non io. Io ho assistito. Quando abbiamo dato la laurea ad honoris causa, quando era 82, 83, non mi ricordo, 82, 82, era un giovanissimo ordinario dell'Università della Calabria che ancora era una cosa seria. Allora, sì, aveva 36, 37 anni. Lui litigava in questa intervista, che ha fatto un'intervista su come si deve intervistare. Poi l'ho usato con i miei studenti per dire come non si deve intervistare. Perché ha litigato con un tuo padre ha detto che chi sono il tagliamano e chi sta. Veramente litigando. Allora il povero. Sì, avete ragione, professore. No, il poveretto si sentiva male, insomma. No. Dico, e probabilmente hai ragione che il padre dicendo tagliamano aveva ragione, che quel tipo di erba forte era il tagliamano che ti fa male anche alle mani quando lo tiri. Però Ross non aveva nessuna idea di che ruolo avesse in una popolazione popolare, in una categorizzazione popolare rispetto a categorie scientifiche lineari, per esempio. Vabbè, siamo in post-lineari adesso, siamo cladistico oggi, tra i botanici, almeno conosco i loro dibattiti, però non sono un botanico. E questo è importante. Uno, il cerco dell'archeologico. Io non cerco l'archeologico per l'archeologico, cerco nella storia per poter capire. Non ho l'amore dell'archeologico qua archeologico, devo capire com'era la società. Credo che un bravo archeologo vuole costruire la società com'era. Due, come etnoscienziato ho un altro atteggiamento rispetto all'intervista. È la popolazione stessa che si deve intervistare. Io mi dilettavo a far litigare i pescatori fra di loro su come si chiama un pesce. Una volta Reggio ha detto: ma sei un bisciano tu, cioè, perché quando guardavo in una rete capivo. Ha detto: sono andato sul promontorio dell'Atlantico io, come potrei non conoscere i pesci? Cioè, come uno che nasce a Cariati e non conosce i pesci, mamma mia, insomma, è stata una cosa terribile. Cioè, e pensavano che fosse un dono speciale, perché già a 10 km all'interno in Calabria, oltre le montagne, nessuno sa cos'è un gabbiano. Quando chiede la risposta all'interno, no, i contadini dicono: come si chiama che lo uccello là? Per un uccellaccio che anche qua, no? E mi risponde: è una cornocchia ionica. Ah, è una cornocchia? Allora sì, che no, è un garaglio. Chi è su garaglio? Queste sono vere conversazioni. Perché cos'è un gaffione? Cos'è un garaglio? Cos'è questo? Cioè la gente non sapeva, cioè a 10 km dal mare non sanno più
cos'è un pesce? Ho avuto uno shock una volta con un tedesco che mi diceva in un convegno internazionale: ma lei sbaglia, l'ha detto in inglese o in tedesco, non mi ricordo, no, ve lo dico in italiano, ma lei sbaglia perché i grecanici non sono morti, c'è tutto il sud della Calabria che parla greco, e poi non hai neanche chiesto i nomi dei pesci. Dico, i tre o quattro parlanti ancora che parlano greco non hanno mai visto un pesce in vita loro, sono mortanari in Calabria, basta andare 10 km da Reggio in montagna, non capiscono più cosa sono i pesci. Loro vengono ai bagnarotti, diventano i pesci, hanno meno di 10 nomi per il pesce. È inutile chiedere a loro cos'è, come si categorizzano i pesci, è inutile. La stessa cosa dei gabbiani, come si chiama un gabbiano? Io so che garaglio è garaglio del legno, non è un prestito tipo oca marina come a Reggio, che è un genovesismo bello e brutto, no? A oca marina. Però se tu chiedi cos'è un garaglio, dico sì. Questo è un tardo grecismo bizantino e non dorico, claros per laros, ed è tutto in testa. Da Fozio, Esicchio, Fozio, lo puoi trovare dove vuoi, insomma. Claros rivisto alla osca, cioè gallaros, gallaris, perché non c'è la possibilità di o diventa chia o diventa gal. Non può esistere qua se stesso. Allora, dico questo sì, garaglio è un grecismo ma rivisitato in chiave osco. Ergo, il greco stesso, in periodo ellenistico, doveva avere una forma claros, anche se lo troviamo nei testi solo dal 600 dopo Cristo in poi, cioè Ezechiele, Alessandrino, eccetera. Allora doveva esistere perché ha prodotto un fenomeno osco per arrivare al calabrese, lugaraggio, lugaraggio. Vabbè, la maggior parte di voi, se siete dalla terra, non conoscete, vedete passare un gabbiano. Voi siete troppo educati per dire con l'occhio, però direte un gabbiano, ma anche in dialetto, ma gabbiano non esiste, è il toscanismo brutto. Il fiume Emoli è surdo, professore. Emoli, surdo è abbastanza facile. Lì, siccome li sento sempre. Sì, ma i fiumi sono chiacchieroni, c'è l'acqua che passa, o sono surdi. Non fanno rumori, non si sentono. Questa è una banalità del mondo antico, se vogliamo. Cioè, c'è molti fiumi che sono acqua che si chiama acqua, no? È bellissimo, un fiume del Regina è acqua del Nero, che vedi in latino acqua, con il greco Nerona, cioè è l'acqua dell'acqua. Cioè, certi nomi sono bellissimi. Il surdo è uno di quelli. Iemolo è un problema, è il dialetto Iemolo, no? Allora, non so, è perché ci sono due cose in parallelo, là bisogna vederlo. I nomi che ci sono non adesso, ma i nomi che troverete nel 400, 300, 1200, 1100, semmai anche nei testi bizantini, come Aiassa, no? Io trovo Aiassios nei testi greci, in tutti i testi degli inventari delle patee, degli inventari delle eparchie delle metropoli. Posso? Anche quello fa cosa. Volevo sapere, professore, cosa pensa di Protogea, di Padula, perché, e soprattutto cosa ne pensa del fatto che Padula fa risalire i nomi di toponimi prima dei greci spesso, e a una sorta di lingua arcaica di cerco ebraico. Che cosa c'è di scientificamente provato riguardo a questa tendenza? Posso fare una chiosa bellissima? E poi rispondi scientificamente. In una lettera al fratello, Padula scrive: Padula aveva un problema, era un grandissimo intellettuale e Carducci diceva che era un grande latinista, però era anche una persona stranissima,
che per tutta la vita ha inseguito una cattedra ed era proprio il suo rovello. Allora diceva: sto imparando l'ebraico, imparo 10 parole al giorno quando mi faccio la barba. E uno studioso, adesso non mi ricordo, non particolarmente famoso, sentendo uno studioso di ebraico dell'epoca, sentendomi mi ha fatto i complimenti dicendo che io ero un grande esperto di ebraico. Quindi questo era quello che Padula sapeva di ebraico e il rapporto che aveva con l'ebraico in quanto lingua, imparando 10 parole facendosi la barba. Sì, sì, ma la cosa più interessante è che lui ha scritto una lettera al fratello anche. Se Ascoli, che c'era il padre della glottologia italiana dell'Ottocento, mi leggesse, mi prenderebbe a porta. Non so altra risposta di quello. Lo scrive per lui stesso. Ma a parte quello, i nomi delle piante, di alcune piante, sono semitismi, egizianismi, che passano nel mondo culturale greco-latina, che quelle sì si rivolgono in qualche modo nel nostro mondo. Quando per esempio mi dicono per tipi di finocchio sul polino, come dico, è non Sicilia, e qua non si capirà, la parola che voi non usate, sono tipi di anice di finocchio e altre cose, selvatiche, o succede verde, o succede libro, cioè, sono vari tipi. Basta andare all'audiologo, chiedere ai pastori. Anche a Trebisaccio sono queste cose, quelli di Trebisaccio vecchio. Questo lo trovi in testi di medicina bizantina, che a sua volta è una parola unica. Come la parola mappina che voi usate, i romani sapevano che veniva da Cartagine la parola mappa. Cioè alcune cose sì, ma sono relativamente poche. Se vuoi nel mondo della medicina e delle piante ne troverai almeno una cinquantina. Amen. Nella vita normale troverai 4 o 5. Allora dov'è questa grande influenza? Cioè non sono le iscrizioni antiche di Creta. Non stiamo parlando di 1500 avanti Cristo, capito? Ma forse la risposta era un'altra, cioè Padula non va ricordato come etimologo, sì, ma come grande ricercatore e come uno dei padri, se vuoi, della sociologia. E già lui è nel periodo in cui la sociologia sta per nascere, l'antropologia, la sociologia, varie cose stanno nascendo. Queste sono le cose che arriva lui, non la linguistica. E lui è conscio di questo. Dico, se io parlo con Ascoli mi dà benigno. Cioè, a Padula non interessava la linguistica veramente. Lui collezionava cose in dialetto, sì? Sì. Questo infatti sì. Ebbe Niccolò Zingarelli e anche Salvatore di Giacomo come suoi alunni nel periodo che era al liceo Vittorio Emanuele. Era un bravissimo insegnante di liceo, sì, sono d'accordo, però non era un glottologo, però è padre di certi studi, se vogliamo, l'etnologia che sta diventando lentamente l'antropologia, anche se poi l'antropologia dopo i grandi dell'etnologia non nasce in Italia. Non c'è una scuola di antropologia in Italia che fa come i francesi, gli inglesi o gli americani. Purtroppo neanche in Germania c'è. Hitler ha ammazzato, però voi non avete avuto Hitler. Ha ammazzato. I proto-antropologi tedeschi andavano in giro a misurare i crani, i cosiddetti barbari, eccetera. Cioè, cose terribili. Per spiegare perché erano inferiori, almeno Mussolini non faceva queste cose. Posso chiedere? Ci sono due parole misteriose nel renditano. Nel renditano ci sono due parole misteriose. Sì. Una è Agevieggi. No, quella non è misteriosa. E l'altro è Iemudà. L'altro? Iemudà, non lo so, Iemudà. Scusa, puoi ripetere? Ma la prima l'ho capita, Agevieggi. Iemudà.
Iemuda. Se in contesto magari mettiamola, in che contesto? Iemuda significa non lo so. Noi gli diamo questo significato. Iemuda, bus, sarebbe bu. È con lo sacco. È come capoca. È come capoca. La parola usata con questa signora. Posso rispondere aspetta anche che, legge. Aspetta che posso rispondere alla prima parola francese. Art de ubi velis. È un congiuntivo latino di quei pochi conservato in calabrese, ma fossilizzato. Come che te via un leccato, no? O l'embro, che te via l'embro, che te via. Quel via è il congiuntivo antico di vedere, che nessuno lo riconosce più, sempre la parola buttata in mezzo. Ci sono. A Giuvieggi. Ad de ubi velis. Cioè? A dove cacchio vuoi tu? L'altro è meglio. No, l'altro è con lo saggio. Sì, sì, come la capocca. Sembra due cose messe insieme dalle altre cose che bisogna prima capire quali sono le composte. Le composte, parte composte. No, perché c'era una signora. Castro e il significato? Sì, sì, sì. Ah, il fiume di Amatera. Sì, sì, sì. Sì, c'è, no, sì, la sorgente è sopra. Esce da Amatera, insomma. Cato sotto, esce sotto un castello. Ma Castro in latino non è necessariamente un castello, un accampamento militare. Allora, quando Annibale fa solismo 30 km di Castra, non sta facendo castelli, sta facendo accampamenti militari, insomma. E sotto l'accampamento, cioè, esce sotto l'accampamento militare. Però è uno strano composto di greco. Amantea è interessante per altre cose, cioè in tutte le frazioni c'è qualche nome arabo da tutte le parti. Poliano. Ma così sì, ma è una piccola località che sta. Signore, vicino al fiume. Dovrei studiarlo sui documenti, vedere se è cambiato forma o no nei secoli, insomma. Certe cose non si riconoscono subito perché hanno cambiato forma. Se io non ho studiato i documenti, non posso ricostruire. Galileo Galilei ha insegnato delle cose importanti. Galileo Galilei ha insegnato delle cose importanti del Seicento che non tutti i locali hanno capito. Esiste il metodo. Ci sono i tre passi. Uno dei tre passi è documentati. Non mi è mai capitato di documentare questo nome in nessun documento medievale ancora. Se mi capita poi torno all'argomento. Cato Castro mi è capitato. Ma Chiara di Amantea, perché non gli hanno cambiato il nome? Chiara di Amantea, perché non hanno cambiato il nome di Torrento? Ah, perché hanno continuato la parola greca? Perché sembrava quasi arabo, alla Mantia. Aiello sì, quello è il plurale con la lunga che diventa e Rayal singolare diventa Arrayel alla Mantia, cioè i casali di Amantea. Allora, quando arrivano i Normanni c'è quella terribile battaglia e qui muore anche il nipote di Ruggero I, no? E per quello che Ruggero dopo va a distruggere il castello di Aiello degli Arabi, lo distrugge, è andato al suolo, deve far vendetta perché gli hanno ammazzato il nipote favorito, insomma, no? Allora arriva il suo
lui aveva due grandi consiglieri o consiglioni, si chiama, ecclesiastici. Uno era il suo cognato Robert de Grandmesnil e l'altro era Geoffroy de Malaterre. Allora, Malaterra è il primo, credo, che l'abbia cercato di cambiare sto Raiel che non capiva. Che non ha... No, no, è interessante questo fatto qua che i normanni effettivamente cambiano nomi. Quando c'è stata una grande battaglia, esattamente quello che dicevo di Cosenza. Cosenza, grande battaglia romana, ergo si cambia il nome. A Iello Calabro arriva Rogero, terribile battaglia, muore il nipote, cambia nome. Allora, Roberto Gomesnil alla fine va lungo tutta la costa e cambia tutte le dediche delle chiese bizantine, le cambia tutte in santi benedettini. C'è San Mauro e guardiamo il paese. San Mauro che era il compagno di San Benedetto. Cioè, lui era di Evouche. Allora, Evouche in Francia era prima la fondazione colombaniana, cioè i miei compaesani, cioè gli irlandesi, fondata da noi, poi l'hanno preso i benedettini nell'800 d.C. perché Carlo Magno dice no, non dobbiamo avere questi nomi irlandesi dappertutto in Francia, in Italia, in qua, là. Cambiamo tutto, San Benedetto, perché gli irlandesi capesi facevano già scritto, aspettavamo solo gli inglesi per le conquiste, avevamo già Carlo Magno. Allora, questo cambiamento è quasi totale, tranne dico che qua scappa a Robert de Grandmesnil, sempre di Evouche, gli scappa qualche nome che gli viene dalle cose colombaniane. San Colombano, uno dei nostri grandi santi, li chiamiamo tutti i nostri grandi santi del mondo cielo, in gallese li chiamano Stigato. Cioè la lucerna della fede, perché hanno fondato chiese, fondato monasteri, fondate città. Allora sono le grandi lucerne. Per quello che dico che Santa Lucerna del tuo paese di Grimaldi è San Lucerna, perché è il titolo del Gran Colombano. Non è il mio grande Davide del primo marzo, è il grande Colombano di ottobre. Forse perché Robert de Grandmesnil non si rendeva neanche conto che questo era un titolo e non un nome. Cioè, il problema va indietro a 1080. Scusate, qualcuno c'ha altri? No, sono le 7, direi. Ah, sono le 7. Non è ora di mangiare? Va bene, allora se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo, il professor Giuntrapoli, grazie, un'altra volta.